Buongiorno follettini e follettine, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo vlog. Oggi andremo al supermercato Lidl a fare un po' di spesa e vi portiamo con noi, così vedrete anche che non compro solo cavolate ma anche spesa. Ci vediamo dopo, a dopo. Eccomi follettini e follettini, stiamo andando al supermercato. Guardate che begli occhiali da sole, ho preso l'altro giorno dai cinesi a 4 euro e qualcosa. Sono la misura per bambini perché la misura per grandi mi veniva troppo grande, ma chi se ne frega, a me piacciono un casino. Volevo anche dire un'altra cosa rivolta ai rosicconi e agli invidiosi che hanno rotto veramente le scatole, non gli va mai bene niente. Allora, volevo chiarire e specificare questa cosa. Prima agli inizi dicevo che non me la passavo tanto bene ed era la verità. Adesso con YouTube sta andando, devo dire, abbastanza bene, e quindi follettini e follettine posso permettermi di togliermi qualche spizzietto, sto pagando le bollette, sto comprando da mangiare, riesco a fare un po' tutto e anche a comprarmi qualche spizzietto. Quindi basta scrivere nei commenti: ma tu non eri morto di fame? Perché adesso non è più così, follettini e follettine, qui lo dico e qui rimane, e non voglio più sentirne parlare. Rosiconi invidiosi che non siete altro. Adesso continuo a camminare, follettini e follettine, e ci vediamo più tardi. Eccoci follettini e follettine, siamo arrivati a Lidl, adesso entreremo, vi farò vedere perché comprerò. E prima cosa il mio amato filoncino, follettini e follettine, che potremmo dire il filoncino con i salumi a vita. Ci vediamo quando siamo dentro, follettini e follettine, così vi faccio un po' vedere gli acquisti. A dopo. Eccoci follettini e follettine, siamo al supermercato. Guardate, adesso andiamo al reparto filone, così prendiamo il filone. Ecco qui il mio adorato filone, guardate questo qui. Tasto 1 della bilancia, adesso andiamo a metterlo in bilancia, vedete? Clicco salato, clicco numero 1, 1 sì, ed esce fuori il bigliettino da lì. Adesso ci facciamo un po' in giro, questo lo mettiamo nel carrello del maritozzo con la panna.
quindi il fogliettino è spesa fatta, adesso andremo a casa e dopo vi farò lo svuota la spesa. Ci vediamo dopo quando siamo a casa. Eccoci i fogliettini, sono tornata a casa, adesso vi farò lo svuota la spesa. Allora, questo è lo scontrino, sono due. Il primo è 39,30 e il secondo è di 9,98. Allora, avevamo dimenticato due cosine, quindi sono tornata dentro a prenderle per quello, due scontrini. Allora, iniziamo con questo grande. Tè alla pesca, una confezione, 4,14 €. Mio marito l'ha già messa via, quindi è una sottomarca, non ricordo, non è scritto qui che marca. 69 al pezzo, 6 pezzi, 4,14 €. Poi gnocchi, misura XXL, da 600 grammi, 1,39 €. E sono questi qui. Vedete, fogliettini, fogliettine? Sono questi qui, gnocchi. Li metto sul divano, la spesa, così, perché sennò è un casino. Poi cordon bleu XXL, 2,39 €. E ce ne sono ben 5, se non sbaglio. E sono questi, guardate, con prosciutto e mozzarella. Io li faccio di solito al forno, sono buonissimi. Poi baguette, 39 centesimi, che è il mio pane preferito, il mio filoncino preferito, questo qui, che io adoro. Poi uova fresche, 1,79 €, 10 uova, sono queste, vedete? Poi frollini al cacao, 1,65 €, 700 grammi, e sono qui. Questi qui sono imitazioni dei pan di stelle, Real Forno marca. Buonissimi anche questi. Poi pancetta dolce, 1,98 €, che sarebbe questa qui, 1,98 €, due confezioni se non sbaglio. Sì, ecco l'altra, sono queste qui, che noi le usiamo per fare la pasta con la panna e pancetta. Eccoli. Mozzarella italiana, 2,20 € 4 pezzi, che mi servono per fare la videoricetta dei calzoni al forno con prosciutto e mozzarella, perché la regina bastarda mi ha sfidato in una mia ricetta, ha fatto una sua ricetta e poi ha sfidato me, quindi accetto la sfida. E quindi è questa la mozzarella. Poi arancini di riso, 1,49 €, sono questi, li faccio sempre al forno, che vengono buonissimi. Poi sale grosso e sale fino, 17 centesimi ciascuno, e sono questi qua, guardate, sale grosso questo qui, sale fino questo qui. Poi croissant alla nocciola, 98 centesimi 2, e croissant alla crema, 98 centesimi 2, sono questi due qui. Due con crema e due a nocciola per fare colazione. Poi pulled pork burger e the big one burger, 2,29 € ciascuno, sono questi due panini qui, tipo quelli del Mac. Io adoro il Mac, che dite quello che volete, e quindi, visto che non posso andarci perché si trova a Udine, qui a Tomezzo non c'è, ho preso questi al supermercato, buonissimi, riscaldati in forno, ottimi. Poi a
abbiamo coppa affogata al cioccolato e gelato alle mandorle, 69 centesimi la coppa affogata e gelato mandorla 59, sono quelli piccoli, le coppette le abbiamo mangiate fuori perché faceva troppo caldo, quindi non ce ne abbiamo più da mostrarveli. Poi Lionel classico 1,79 euro, vediamo se lo trovo, ecco qui ne ho presi due, 1,79 euro due, perché io adoro il Lionel. Poi mortadella affettata 79 centesimi, sarebbe questa. Pancetta affettata 99 centesimi, ed è questa qui. Da mangiare col filoncino, non vi dico. Poi salame ungherese 1,19 euro, ed è questo qui. Poi panna da cucina 1,18 euro, e sono una, questa qui, dovrebbe esserci un'altra da qualche parte, non la trovo in questo momento, ma va bene, sarà da qualche parte, deve essere rimasta nella mia borsa, comunque sono due di queste qui. Poi margarina vegetale 45 centesimi, che è questa, io la uso al posto del burro ed è fantastica, e soprattutto leggera. Poi mix form duri 99 centesimi, sarebbe questo il formaggio, vedete? Poi abbiamo prosciutto cotto toast 2,78 euro, ne ho presi due, 2,78 euro due, e sono questi qui, vedete? Due di questi. Poi abbiamo tonno al naturale 1,89 euro, scusate, ce ne sono tre, vedete? Poi abbiamo latte scremato UT 59 centesimi, ed è questo. Poi abbiamo le patatine fritte 1,09 euro, queste qui da un chilo, e questo scontrino l'abbiamo finito, totale 39,30. Passiamo all'altro scontrino, le due cosine. Allora, abbiamo, dov'è? Pizza Tris 4,99 euro, che è questa qui. Ci sono tre pizze di tre gusti differenti, vedete? E poi abbiamo 7 per cucito 112 pezzi 4,99 euro, che sarebbe questo qui. L'ho preso perché mi serve da usare con la mia mini macchinetta da cucire, perché ho dei progettini da fare con la stoffa, dei cuscinetti carinissimi profumati, e quindi l'ho preso. Beh, che dire, questo viene 9,98 euro tutti e due, quindi che dire, questo è lo svuota la spesa. Se questo vlog al supermercato con lo svuota la spesa vi è piaciuto, mettete un gran mi piace, iscrivetevi al mio canale, condividete i miei video su tutti i vostri social con tutti i vostri amici e amiche, iscrivetevi alla mia pagina Facebook Follettina Creation. Per chi volesse scrivermi tramite mail, l'email è maragazia.catalano@gmail.it. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!